Dai, forza, tuffati. Su, che ce la fai? Avanti, Danny. Si può sapere cosa ti prende? Tuffati. Ti prego, Greg, fallo tornare giù. Sta zitta, Maida. Non l'ho svegliata l'una di notte perché mi renda ridicolo. Ho scommesso 500 lire che ce l'avrebbe fatta. Andiamo? Su, dimostra che assomiglia al tuo vecchio. Fai vedere che hai un cuore di legno. Danny, dai. Non tuffarti. La padrona ha deciso di partecipare alla festa? Danny, non tuffarti. Ehi, Danny, obbedisci, tuffati. Obbedisci a tua madre. Ho detto salta. No, Danny, no. Salta. Ah, bravo. Ecco qua. Ossa. Ciao, mamma. Ehi. Ehi, aspetta. Perché hai portato anche mia madre? Perché ho paura di stare in questa casa sola con te. Allora vattene. Matt, sei un ospite in attesa. Che cosa è successo? Il tuo socio sta litigando con la socia. Bene. Partiremo in mattinata. Non mio figlio, lui resta. Nessun giudice te lo affiderebbe. A te e alla tua amante. Con $1,000 potrei comprare 10 testimoni e fargli giurare che sei una madre indegna. Non riuscirai lo stesso a portarmi via, Danny. Piuttosto ti ucciderei prima. Adesso riportali su e attento a non romperli. Non ha certo l'aria di una donna che ha appena sepolto il marito. Signor Manning, non c'è motivo che mi comporti come se avessi adorato mio marito. Altro che se c'è. Finché sarà mia cliente, carina, farà quello che le dirò io. Si alzi e cominci a comportarsi da vedova. Quando sarà di fronte alla giuria del processo, la sua vita dipenderà anche da come loro la vedranno. Volpe o gattina. Kay non è sotto accusa. Ieri il procuratore non è stato esattamente incoraggiante dopo averci tenuto 3 ore nel suo ufficio. Ma io ho spiegato come meglio ho potuto. Credevo che bastasse. La stava lavorando. Ha controllato gli indizi ed è certo di averla messa in trappola. Oh, la lasci un po' in pace. Sposare Kay è stata l'unica cosa intelligente che abbia fatto mio figlio, oltre a cambiare il nome dato da Elkin Todd. Non è stata lei a uccidere Gregory. Il signor Manning crede di sì. Le dirò cosa credo io. Credo che mi piacerebbe essere al posto del procuratore. E lui al mio. E questo fatto inciderà sulla sua parcella, vero? Oh, senz'altro. Vittoria o sconfitta le costerò $100,000. Se lo dice così in fretta non sembrano poi tanti. C'è anche un'altra cosa. Assumerò il migliore criminalista del paese perché mi aiuti a costruire la difesa. E lui le costerà solo 10,000. E se si renderà conto del grosso guaio in cui si trova, forse, dico forse, se la caverà. Ma perché a me? E prima che tramonti il sole,
avrà anche John Woodruff. $5,000 sono tanti, John. Lo dice anche la mia cliente. 7.500 più le spese, Bill. Non avrei mai creduto che tu, scienziato, professore, scrittore, saresti diventato di colpo un rapinatore. Comincia a ragionare come il tuo socio, come Tony. Tony? Se sa che ci sono di mezzo una donna e un bambino, è capace di non volere un soldo. Facciamo così. 6.000 più le spese. Facciamo così. 7.500 più le spese. Professore, fra 36 minuti devi essere all'università. Su, avanti, fallo per me. Adesso ho voglia di una doccia. Parla con Tony, quello che decide lui per me va bene. Non ci voglio parlare con Tony. Malgrado la sua versione italiana della lingua inglese, ha tutte le caratteristiche di un mercante yankee. Cercherà di rapinarmi. Lo spero bene. Salve. John ti ha accennato a questo caso? Di solito pago $5,000. Ma per voi farò 6.000 più le spese. E noi per te facciamo 10.000 e le spese. Non lasciarti ingannare dai quattrini dei Todd. Neanche a me danno tanto. Ah, allora è differente. Perché non me l'hai detto prima? Beh, visto che in questo momento prendi così poco, diciamo che ci darai il 10% della tua parcella. Così se tu ne guadagni 1.000, noi ne guadagniamo 100. 10.000 più le spese. Bene. 10.200. Perché 200? Hai perso due partite col professore, non te lo ricordi? Ah, ecco. $100. Le due partite che hai vinto? Sì, due partite. Ma tu, questo... siamo soci o no? Mi piace. Ti piace la fotografia? No, no. Lei. È un tipo riposante. Beh, se queste cicche sono sue, direi che è molto nervosa. Deve essere romantica, affascinante. Molto gentile. Ah, buongiorno. Sono John Woodruff. Piacere. E io sono Tony Novello. Bene, mia suocera mi ha detto che qui avrei trovato un detective. È un signore molto gentile ad aspettarmi. Come faccio a distinguere? Possiamo venire al punto, non vorrei farle perdere troppo tempo. Lei è il detective? Criminalista, e devo dirle che non trovo divertente un omicidio. Neanche io, dottor Woodruff. Mamma! Mamma, ho portato i due pupazzi per giocare. Non subito, tesoro, tra un po', va bene? Da bravo, saluta i signori. Buongiorno. Ciao. Io mi chiamo Tony. Sono italiano. Fa vedere. Molto interessante. Marco, la balena raffreddata. Beh, visto che la mamma e il professore si sono capiti subito, noi possiamo andare a vedere che cosa succede a Marco. Però in camera mia. Certo. Scusatemi. Ha ucciso lei suo marito? No. Si renda conto che qualunque cosa lei mi dica è segreto professionale, non valido per il tribunale. Ho detto di no. Bene. Ho letto il rapporto ufficiale delle indagini e tutti gli indizi puntano su di lei. Suo marito l'ha accusata di avere una relazione, l'ha minacciata di prendersi il bambino, è vero? E tutto questo mi avrebbe spinto a... uccidere. Su, lo dica. È una buona terapia. Lo dica. Mi ritiene capace di uccidere? Ah, io ritengo chiunque capace di uccidere, sia pure in circostanze e momenti particolari. Le circostanze del momento erano quelli giusti per lei. Aveva una relazione? No. Con il socio di suo marito? Né con il socio di mio marito, né con nessun altro. Odiava suo marito? Stabiliamo subito un fatto. Io sono il datore di lavoro e lei lavora per me. Si sbaglia di grosso. Le offro un servizio di cui lei ha bisogno. Può comprare la mia abilità, ma non la mia integrità. Prima di aiutarla, devo poterle credere. È chiaro? Gli indizi puntano direttamente su di lei e lei dovrà fornire altri indizi che dimostrino il contrario. Altrimenti sarà costretta a lasciare questo lussuoso ambiente per una cella. E forse per sempre. Lei è troppo spietato per me.
Lo so che sono nei guai. Bene, così va meglio. Signora Todd, io faccio bene il mio lavoro, ma qualche volta sto cercando di dirle che se dovessi sbagliare in qualche modo, penso che... Le dispiacerebbe? Lo dica. È una buona terapia. Allora, mentre Barbo la balena guardava, la nave dei pirati si avvicinava sempre più. Ti stai divertendo con me, vero? Sì, un po' così. Maida non si annoia mai con me. E chi è Maida? Maida è l'amante di papà. Questo è importante. La notte in cui suo marito è stato ucciso, lei, prima o dopo la festa, è entrata nella stanza dove gli hanno sparato? No, lo escludo. Beh, questo è un passo avanti. Matt, c'è il dottor Woodruff. Matt Hunter, il socio di mio marito. Molto piacere. Piacere mio. E mio amico. Signor Hunter, ho chiesto alla signora Todelco di farla venire qui perché voi tre eravate qui la notte dell'omicidio e pensavo che insieme potreste aiutarmi a scoprire quello che cerco di sapere. A sua disposizione. Prego. Quello che dobbiamo fare è ricostruire ogni passo della signora Kay Todd quella sera. Non so a che cosa servirà, ma forse tu ricordi. Cosa vorrebbe sapere esattamente, dottor Woodruff? Ecco, è molto semplice. Se io provassi che la signora Todd quella sera ha camminato nel fango in quanto ho trovato tracce di fango sulle sue scarpe e poi scoprissi tracce simili nella stanza del delitto, dimostrerei che quella sera è entrata in quella stanza, ma al contrario, se io provassi che c'era del fango sulle scarpe ma non ce n'era nella stanza, sarebbe un indizio inconfutabile che in quella stanza non c'è entrata, è chiaro? Sì, sì. Bene, allora proviamo a cominciare dal principio, signora Todd. Ci dica dove è passata. Ha lasciato la macchina in garage, perciò è passata di là. Questo è proprio un tipo di argomento che ci serve, il garage. Va bene, allora abbiamo un punto di partenza. E adesso cerchi di ripercorrere tutta la strada partendo dal garage. Vediamo. Dunque, non ne sono sicura, ma quando ho visto Danny sul trampolino, mi sono messa a correre e sono andata nel giardino. Io temo di non poter essere d'aiuto, perché quando sono arrivato, Danny era già nella piscina. Bene, ricontrolliamo tutta la zona. Signora Todd, voglio che una cosa sia ben chiara. Queste indagini potrebbero provare che lei non è stata nella stanza, ma potrebbero anche provare che lei c'è stata in quella stanza, se ci è stata. Quindi, lei è sicura? Assolutamente sicura di non essere entrata nello studio quella sera? Ne sono assolutamente sicura. Scusate, ma il bambino vuol dare la buonanotte alla mamma. Ecco, giù, op. Io me vado a cucca. Io me vado a cucca, ripeti. Io me vado a cucca. Buonanotte, tesoro. Signora Todd? Tenente Britt della polizia. Ho un mandato di arresto per sospetto di omicidio. Caffè e ciambelle. Ferma! Mi scusi, signora, ma non può entrare. Posi pure, ecco, posi pure qui. Grazie. Scusi, sa? Grazie. Allora, pausa per il caffè. Ragazzi, lavoriamo piano e bene. Cerchiamo di non distruggere gli indizi. Professore, questo fango sembra molto vecchio. È penetrato nella trama della moquette. Come si presenta? Scolorito. Disseccato. Si polverizza. Che cosa stai facendo? Ciao. Sto aspettando che si asciughi. Quante paste. Hai intenzione di mangiartele tutte? Non voglio mangiarle tutte. Qualcuna la conservo per noi, dopo. Lo sai, anch'io facevo la stessa cosa quando avevo su per giù la tua età. Conservavo la roba da mangiare. E beh, conservare non è la parola giusta. Facevo... come si dice? La raccolta di cibo. Così ho conosciuto il professore. Era un bambino pure lui? Chi? Il professore. Ah, no, lui era un uomo grande, era un soldato. E ti ha portato qui con lui? No, all'inizio sono rimasta in Italia. Lui mi mandava i soldi per studiare e poi sono venuto qui, ma solo pochi anni fa, a lavorare per lui.
Quanti anni hai? Perché? Perché se sei grande devo chiamarti zio. Benny, ti dirò un segreto. Sembro grande, ma ho solo 14 anni. Beh, vediamo se il gesso si è asciugato. No. Senti, facciamo una passeggiata insieme. Andiamo a trovare la tua amica Maid. Mi offre sempre il gelato di crema e nocciola. Beh, andiamo. Tu vai avanti, aspettami in macchina. Ti raggiungo subito. Ehi, attento. Scusa. Novità? Salve. Sì, guarda cosa ho scoperto. Impronte di tacchi di donna sul terreno, che partono dal garage, passano sull'erba, poi vicino a un cespuglio di rose, sulla ghiaia e vicino alla piscina. Che te ne pare? Lo sapevo. In base a chi? Una sensazione. Questo non è da scienziato. Ah, non dico davanti a Manning, o vorrei soldi indietro. Senti, porto il ragazzino via di qui. E vorrebbe mandare questo alla madre. Va bene. Grazie. Auguri, eh? E attento. Puoi anche distogliere lo sguardo dal lavoro per un momento. Sono stato 40 minuti col giudice. Ho ascoltato per oltre un'ora le obiezioni del procuratore e ne sono uscito fresco come una rosa. Sai, sono convinto che vali quasi tutti i soldi che guadagni. Non è consentito? Potevi scommetterci la testa che acconsentivano. Kay sarà qui tra pochi minuti. Bene. Gliele toglie per piacere? Per disposizione il prigioniero deve restare ammanettato, ma per voi due chiuderò gli occhi. Non voglio che chiuda gli occhi, potrebbe servirmi come testimone. Signora Todd, vorrei che identificasse le scarpe che lei portava la notte che suo marito fu ucciso. Per piacere. Ci proverò. Allora, quando le vede, non deve toccarle. Me le indichi soltanto. Con calma, agisca con logica. Che vestito aveva? Potrebbe aiutarla a ricordare il resto. Un soprabito bianco e nero. Un tagliere a scacchi, scarpe grigie. Scarpe grigie, eh? No, scarpe nere. No, non le tocchi. Sono queste? Mi sembra di sì. È sicura? Deve essere assolutamente sicura. Sì, quelle. Allora lei deve tenersi pronta, per piacere, a testimoniare in aula che la signora Todd ha scelto queste scarpe fra tutte. Ho già altre. Visto tutto. Certo, 12 paia per fila, per 6 file. Lei è assolutamente incredibile. Ecco, gliele affido. Le tenga chiuse a chiave finché non le porterò in laboratorio. Oh, lei ha molto buon gusto, signora Todd. Tutto qui. Voleva questo da me. Ho una lettera per lei. Da suo figlio. Tony me l'ha data. Grazie. Ti amo, mamma. Firmato Danny Todd. L'ho detto anche a Tony Novello. Io aspetto qui fuori. Le offro almeno una spalla per piangere. Le consiglio la destra. Gioca con i pulcini, mentre io ti preparo il gelato, d'accordo? Grazie. Ma che belli questi pulcini. Ti piacciono? Sì, molto. Ah, che bella fotografia. Sa, assomiglia a una mia zia di Napoli, sì. Certo, questa qui ha un po' più di... come si dice? Di barbetta. Ah, sa che lei è un'ottima fotografa. Chi è? Mio papà. È morto. Ecco il tuo gelato, Danny. Grazie. Perché non giochi col pesce rosso? La polizia mi ha avvertito della sua visita. O lei o un professore. Sono sicura che lei ha
dei preconcetti su di me. Che Kay Todd è la povera moglie tradita. E io sono la sgualdrina che le rubava il marito, vero? Senta, signorina Lawrence, io sono venuto soltanto per far mangiare un gelato al bambino, Quindi non parliamo d'altro. L'ha ucciso lei. Sono decisa a testimoniarlo in tribunale. L'ha ucciso lei. L'ha ucciso lei. Le dico che l'ha ucciso lei. Obiezione, vostro onore. Obiezione accolta. La prego di attenersi a quello che ha visto e sentito la notte in cui Gregory Todd è stato ucciso. Sì, signore. Ecco, dopo il violento litigio di Greg con la moglie, io mi sono voltata per guardarla. E l'ho vista con un uomo. Lui la stava baciando. Poi Greg è andato verso il suo studio e io l'ho fermato. Greg, io vado via. Non dovevo venire. No, no, il tuo posto è qui. Se ne andrà lei, non mi importa quanto mi costerà, ma io e te vivremo insieme. E chi era quest'uomo che lei ha visto baciare l'imputata? Il socio di Greg, Matt Hunter. No, signore, non sono andati così i fatti, neanche in parte. Innanzitutto, ho visto Kay singhiozzare e mi sono avvicinato per confortarla. Tutto qui, non c'è stato altro. Poi ho visto Maida Lawrence fermare Greg mentre lui andava nello studio. Greg, andiamocene via per sempre. E lasciare mio figlio. Tu sei carina, Maida. Hai del coraggio. Classe, cervello, quanto basta per capire che io non posso impacchettare la mia vita e scappare con te in un paese inesistente. Greg, mi hai promesso. Tu mi devi... Non ti devo niente. Ti ho pagato e bene per i servizi resi. Tesoro, io e te siamo pari. Allora, dottor Woodruff, dopo aver scritto questo interminabile volume di dati scientifici, vuole per piacere esporre alla Corte la sua opinione di esperto? La mia opinione è che i frammenti trovati sulle scarpe dell'accusata non sono uguali a quelli dello studio, per la natura dei residui e per le loro caratteristiche fisiche. Perciò risulta impossibile che l'accusata sia entrata nella stanza del delitto la notte in questione. Inoltre, le analisi indicano chiaramente che le stesse scarpe furono usate quella sera. Grazie. A lei il test. Dottor Woodruff, quanto la pagano per questa perizia? La parcella del signor Novello e mia sarà di $10,000. Visto che lei fa perizie anche per conto dello Stato, qual è il suo onorario in quel caso? Beh, varia da $200. Allora lei lavora per chi la paga di più. Obiezione. Obiezione accolta. Dottor Woodruff, ho ascoltato incantato quando la difesa ha esposto la sua perizia. Ho ammirato la sua tecnica nell'identificare il reperto C. Frammenti di vetro, gomma da masticare, ghiaia, terriccio, fibre di moquette, eccetera, eccetera, eccetera. E devo aggiungere che ho creduto a tutto. Lei ha fatto un lavoro esemplare nel provare che l'accusata non è entrata nella stanza del delitto con queste scarpe. Ma io le propongo un'altra versione. Ha lasciato il giardino, ha cambiato le scarpe, è entrata nello studio passando dall'interno, ha preso la pistola del marito dal cassetto e lo ha ucciso. Non fa una grinza, mi pare. Abbiamo considerato anche questa possibilità, ma vorrei farle presente che per fare un giochetto così, l'imputata avrebbe dovuto lasciare il giardino, andare nella sua camera, ritornare nello studio, uccidere il marito in un tempo inferiore al record mondiale dei 100 metri piani. Anche questo discorso non fa una grinza. Per me ha finito. La ringrazio. Vostro onore, chiedo il rigetto dell'accusa. Poiché lo Stato non ha raccolto elementi sufficienti per il rinvio a giudizio dell'accusata, l'accusa è decaduta. L'imputata è libera. L'istruttoria è chiusa. Congratulazioni. Allora, professore. Ah, signor Barnes. Mi ha bruciato sul traguardo, eh? Forse perché ha fatto la domanda sbagliata al professore. Sì, indubbiamente. Eppure molto tempo fa, quando ero studente, ho imparato a non interrogare mai un test senza conoscere già la risposta. Ha fatto le cose con coscienza. Auguri. Tante grazie. Professore, visto che non l'ha ucciso lei il marito, chi è stato? È una faccenda che riguarda il signor Barnes. Può risolverla lui meglio di noi.
John. Grazie. Congratulazioni. Su quale spalla devo piangere, la destra o la sinistra? Andiamo. Fate bene. Abbracciatevi pure. Perché non è finita. E dovrete consolarvi a vicenda. Voglio parlare col professore. Il professore non c'è. Allora aspetterò che torni. No, mi dispiace, ma non credo che tornerà tanto presto. E per di più, io stavo giusto per uscire. Lei faccia pure quello che vuole. Io aspetterò comunque. Senta, sia gentile. Non mi costringa a buttarla fuori. Torni domani, d'accordo? Bene, così troverai il professore e gli dirà tutto. Non faccia così, se no chiamo la polizia. Devo chiarire certe cose con lui. Sì. Per esempio? Per esempio, perché Kay è libera? Perché una donna può uccidere il marito e farla franca? Lei c'era quando il professore l'ha spiegato. Ha mentito. E io so perché ha mentito. Da quando è finita l'istruttoria, si vedono tutte le sere, da 3 settimane. Voglio convincerlo a dire la verità. Posso bere qualcosa? Mi fa un certo effetto. Se qualcuno mi punta una pistola contro. Posso? Ne vuole uno anche lei? Un whisky? Forse non dovrei avere tanta paura. Lei mica sparerebbe. Probabilmente no. Oh, il ghiaccio. Permette? Un minutino. Ho detto probabilmente, non certamente. Sì. Sì, ho capito. Non le conviene. Ecco, vede? È quello che dicono tutti di noi italiani. Che siamo disarmanti. E adesso fuori. Per questa volta finisce così. Senta, Woodruff ha mentito. Se non ne fossi sicura, perché avrei corso il rischio di venire qui armata? Il suo scopo è quello di far condannare la signora Todd. Perciò lo vado a raccontare a qualcun altro. Fuori. Fuori. Ciao! Viva il Napoli! Viva il Napoli! Pensa, tu sei qui da 4 anni e io ho imparato solo 3 parole di italiano, che sono poi 3 parolacce. Danny ti conosce neanche da un mese ed è già capace di tradurre Dante. Lui è più intelligente di te. Ti pareva? Ecco, guarda cosa c'è per te. Ho visto quella Lawrence uscire da qui, cosa voleva? Niente di importante, dopo te lo dico. Sai, oggi gli ho salvato la vita e con questa sono già 4 volte quest'anno. Lui non mi crede. Certo che ci credo, Tony. In un modo che sai solo tu mi hai salvato la vita. Adesso, che ne diresti di salvarmi la serata dicendomi dove hai messo l'invito per la festa della facoltà? Kay viene a prendermi in laboratorio. Ho del lavoro da fare, ma non posso mancare. Guarda nel cassetto di destra. Tony, stasera giochiamo ancora a poker con i tuoi amici. Poker? Buonanotte, Danny. Ti lascio nelle mani di Tony con non poca trepidazione. Vuoi un bacio o una stretta di mano? Tu che dici? Per me è lo stesso. Mia nonna mi bacia sulla fronte. E Maida, quando mi bacia, piange. Te lo immagini? Mamma invece mi bacia e mi stringe forte. A te non ti ha baciato? E gli hai risposto? No, confesso che sono arrossito. Anche perché Tony si divertiva molto. Ci credo. Oh, è tardissimo. Le mogli dei miei colleghi saranno già in fila per conoscere questo flirt di John Woodruff. Non esagerare. Oh, le conoscerai. Ah sì, conoscerai un professore di inglese di mezza età, barbuto e calvo, che usa termini come conformista, illuminato, irrilevante, globale. E naturalmente, prima che finisca la serata, qualche moglie mi costringerà in un angolo, mi chiamerà Woody e vorrà presentarmi una nipote zitella. Li conoscerai. Se non ti piacciono queste feste della facoltà, perché ci andiamo? Sono 6 settimane che sto cercando di capire cos'è che mi piace di te. Oh, bei denti. E l'abbonamento al campionato di calcio? Non intendevo le ragioni importanti, intendevo quelle meno ovvie, sei una donna sincera. No, non esiste. Noi donne siamo tortuose di natura.
Nessuna di noi, a cominciare da Eva, è stata mai completamente sincera senza compromessi. Forse perché voi uomini non ci date scelta. Non è vero, ecco un uomo che ti vuole sincera senza il minimo compromesso. Va bene, ti dirò sinceramente che odio l'idea di andare a questa festa della facoltà e che preferirei vedere il film che danno per gli studenti qui all'università. Chi è? Come mai? Vogliamo parlare con... E il professore non c'è. Beh, allora credo che sarà meglio aspettarlo. Sì. A questo punto estrai una pistola, eh? No, è una cosa mia, non potete capire. Stavo mangiando, venite. Senti, abbiamo riletto la perizia sul caso Todd una dozzina di volte, separatamente e tutti insieme. E ci siamo convinti che è sbagliata. Vedi, Tony, ci sembra che il professore non abbia interpretato bene le nostre analisi. Dall'idea che di colpo abbia perso tutta la sua obiettività. Posso vedere un momento? Il terzo film dovrebbe essere migliore. Ti conosco sempre di più. Ora so che sei un ottimista. Ma non puoi negare che i primi piani dei denti possono essere molto interessanti. Cos'è il prossimo film? Sì, qui dice un poema visivo intitolato Denti. La polizia sta interrogando Matt un'altra volta. Lui è preoccupato. Ma non mi preoccuperei, signor Hunter. Le indagini del Dipartimento di Polizia di Los Angeles sono sempre molto accurate, ma non c'è da preoccuparsi. Il mio consiglio è di collaborare con loro nel miglior modo possibile. Sì, certo. Beh, tanto avremo modo di riparlarne, no? È una brava persona. È un debole, ma è bravo. Hai freddo? Solo le mani. Accomodati. Mi piace John Woodruff. Beh, hai capito adesso? Sì, purtroppo. Ho capito ogni parola di quello che ci sta scritto qui. Sentite. Non voglio che lo facciate vedere al professore, intesi? Dobbiamo farglielo vedere. E invece no. Sentite, non discutiamo tanto. Prima di mostrare una cosa simile al professore, io voglio esserne sicuro al 100%. Se avessi capito, non diresti così. Eccolo, è arrivato. Su, andate nel soggiorno. Sì, ma che cosa gli raccontiamo? Che stiamo dando una festa. Un po' noiosa. Andiamo. Come festa. Andiamo, su, cammina. Tu, inventa qualcosa di divertente. Una parola. Su, David, tu ci riesci. Ed ecco ora l'interpretazione di una segreteria telefonica tedesca. Buonasera, qui l'abitazione del professor John Woodruff. Ci scusiamo con lei, ma in questo momento il professore non è in casa. Ma se vuole lasciarci il suo nome e il suo numero di telefono, il professore la richiamerà il più presto possibile. Se poi invece non vuole lasciare detto il suo nome e il suo numero, noi lo scopriremo lo stesso. Salute. No, non vogliamo disturbare. Tony, pensa tu alle presentazioni. Torno subito. Come sta? Bene. Dunque, questo è un gioco italiano che si chiama Il Genio. Bisogna indovinare a chi sta pensando lui. Ho pensato a un personaggio. Di questo secolo? No. Secolo passato? Sì. Non muoverti. Chi sei? Un investigatore privato? Sono Ned Parson. Signor Parson, lei non fa onore alla sua professione. La sto sorvegliando mentre lei mi sorveglia da settimane e ne ho abbastanza. Sì, forse sono stato un po' maldestro. Per conto di chi mi spia? Su, andiamo. Lei è un professionista come me. Io non le farei mai una domanda simile. Mi dispiace, ma non sono un professionista. Per conto di chi mi sta spiando? Non sto sorvegliando lei, ma la signora Todd. Un politico? Sì. Francese? No. Inglese? Sì. Churchill! Disraeli. Brava! Oh, brava! Bravissima! Grazie. Mi sono dimenticato di dirvi che tutti devono baciare il vincitore. Certo. Oh. Voi avete l'ufficio postale e noi abbiamo il genio.
professore, di là chiedono di te. Tony, tu hai letto questo rapporto? Di quale rapporto stai parlando? Il rapporto sul caso Todd fatto dagli studenti. Sì, sì, ci ho dato un'occhiata, ma non mi sembra molto interessante. Tony, se non me lo dici, dovrò leggerlo tutto. Beh, sai come sono i ragazzi. Sostengono che gli indizi a discolpa della signora Todd sono falsi. Adesso dovrete mostrarmi, passo per passo, come siete arrivati alla conclusione. Senti, rimandiamo tutto a un altro giorno. No, Tony, subito. Domani ne parliamo io e te da soli. No, stasera. Prego. Va bene, forza. Prima di tutto, ci hanno fatto dubitare queste scarpe. Hanno i tacchi molto alti. Sono fuori moda da qualche anno oramai. Già, Katie ci ha pensato e me l'ha detto la prima volta che abbiamo visto la signora Todd all'istruttoria. È una donna molto elegante, sa vestirsi bene, e perciò non ci è sembrato logico che avesse indossato delle scarpe così fuori moda. Ma è possibile. Innanzitutto è possibile. E poi non potete escludere le scarpe solo perché è cambiata la moda. Ma queste foto le escludono. Conoscendo la lente che Tony ha usato e la distanza di ripresa, abbiamo calcolato che la lunghezza del passo va da 85 a 90 centimetri. Hai controllato, Tony? Sì, è esatto. Da 85 a 90. La signora Todd è alta 1,62 m, professore. Il suo passo può andare da 60 a 65 centimetri. È vero. Ma se correva? No, non correva. I miei calchi. Diglielo. Sì, i calchi di Tony. Vede, la profondità delle impronte dei tacchi, considerando anche la resistenza elastica della terra, indica che è stato un peso notevolmente superiore ai 55 kg a lasciare quelle impronte. E quando la signora Todd è stata arrestata, pesava 55 kg esatti. Chi ha detto che la vecchiaia porta la saggezza? Congratulazioni, miei giovani scienziati. Complimenti per l'ottimo lavoro. Avete rispettato un principio che io ho sempre predicato ma non applicato in questo caso. Vi siete distaccati dalle persone coinvolte per cercare la verità. Congratulazioni. Già, e adesso cosa facciamo? Adesso che sappiamo che le scarpe e le impronte erano un trucco, dobbiamo scoprire il perché. Sai che significa scoprire chi è stato? Esattamente. Nessuno vi ha chiesto di venire in piena notte. Non so nemmeno perché vi ho fatto entrare. E certo non vi avrei fatto entrare se avessi visto che c'era lui. Siamo allo stesso punto da più di un'ora. Maida, carte in tavola. Ottima idea, carte in tavola. Prima di tutto ho visto lui venire qui mentre arrivavo con Benny. E poi avete testimoniato tutti e due in maniera contraddittoria. La verità è questa. La stessa che ho detto alla polizia l'altro ieri. Sono venuto qui quel giorno per offrirle $10,000 solo perché dicesse la verità in istruttoria. Dopo che lei è andato via non mi ha fatto nemmeno entrare. E poi in tribunale ha mentito. È lei che mente. Io ho detto la verità. Deve ammettere che lei non è famosa per dire la verità. Si ricorda che ha negato di aver assunto un investigatore per sorvegliare la signora Todd? Beh, l'investigatore ha parlato. Ha ammesso che lavorava per lei. Kay ha ucciso Greg e nessuno era disposto a fare qualcosa. Perciò l'ho fatta seguire. E ho mentito. Ma lei chi è? Perché dovrei raccontarle tutto? È proprio come ho detto io, bugiarda a tutti i costi. Mi scusi se mi permetto di esprimere la mia opinione anche su di lei, ma se era disposto a pagare $10,000 per salvare la signora Todd, potrebbe essere stato capace anche di confondere gli indizi, no? Posso? Sì, sì. Sai una cosa? Avevi ragione tu su Matt Hunter. Ci ho parlato adesso. È stato lui a lasciare le impronte con le scarpe della signora Todd. Perché? Perché temeva che avesse ucciso lei il marito. Senti, professore. Una volta tu mi hai detto che scoprire l'assassino è una faccenda che non ci riguarda. Esatto. In quel momento non ero d'accordo perché sono testardo, tu mi conosci. Però sapevo che avevi ragione.
Lasciamo perdere tutto, non è affar nostro. Professore, lo so che Katie sta a cuore, lo so. Mio caro e fedele amico, vuoi piantarla? Scusami se ti ricordo quello che tu non fai che predicarmi. Se si vuole bene a una persona, si ha fiducia in lei. Io ti voglio bene. Tu mi vuoi bene e c'è fiducia tra noi. Perché incolpare Kay di un errore commesso da un altro? Kay ha identificato quelle scarpe, mi ha mentito. Sì. Ti ho mentito. Perché? Perché? Senti, il primo giorno che ci conoscemmo ti dissi che qualsiasi cosa tu mi avessi rivelato... Me lo ricordo, quel primo giorno. Era segreto professionale, non valido a nessun effetto. Mi dispiace. Ti ho mentito su quelle scarpe. Per la stessa ragione per la quale ti ho mentito quando mi hai chiesto cosa avevo fatto la notte in cui Greg venne ucciso. Sono entrata nello studio. Greg era in piedi vicino al tavolo. Caricava una pistola. E mi ha detto, se porti via mio figlio da questa casa ti uccido. Sapevo che parlava sul serio. E poi ha detto, chiamerò dei testimoni e tu firmerai una carta rinunciando a Danny. Ha rimesso la pistola nel cassetto ed è uscito. Allora, io ho aperto il cassetto. Ho chiamato Greg. Lui si è voltato. E il colpo è partito. Sembrava quasi che lui lo aspettasse. Perché mi hai mentito? Volevo vivere. Solo per questo. Volevo vivere. E anche adesso voglio vivere. Allora, cosa vuol fare adesso? Io non lo so che cosa farà adesso. Non lo so. Tony, sei il suo migliore amico. Cosa ne pensi? Beh, io penso che lui non potrebbe più vivere con lei. E se va alla polizia, non potrebbe più vivere con se stesso. Crede che mi sia servita di lui? È così? Si è servita di lui? Sì, è così. No. Non gliene importa niente. Non lo ama, forse? Se l'avessi amato, non l'avrei messo in questa situazione. Gli renderei tutto più facile. Sì. Sì, ha ragione. E io sono qui proprio per questo. Beh. Arrivederci, signora Todd. Ciao, Tom. Ciao. Mamma, dov'è Tony? Oh, è andato via proprio ora. Volevo domandargli, se lui e zio John verranno a vivere qui oppure andremo noi a vivere da loro. Kay, chiamalo. Parlaci. Vieni. Pronto? Vorrei parlare con l'avvocato Manning. Sono la signora Todd. Ho capito. Bene, allora gli dica che devo parlare col procuratore. Bene, questo è tutto.
Spero che la corte capirà il perché della differenza tra la mia deposizione di oggi e la mia deposizione dell'udienza preliminare. Grazie, professore. Può accomodarsi. L'udienza è aggiornata alle 14 di oggi. Sa, Tony, sto pensando a un uomo. Ventesimo secolo? Diciannovesimo.